ragazzi, sto provando l'SSR, ok? Con la corrente continua non mi funzionava. Provo a mettere fase e un ponticello per far accendere questo piccolo LED e do l'accensione dell'SSR con questo, ok? Alimentato a 8 volt. Lui parte da 3 e arriva a 32. Ragazzi, vediamo se esplodiamo oggi. Vediamo se esplodiamo oggi. Ho una fifa, ragazzi, porco cane. Ok. Qua c'è pure un interruttorino. Ok, vediamo. Ragazzi, effettivamente, come vedi, accende. Però voglio vedere che voltaggio arriva. Voglio vedere che voltaggio arriva. Allora, funzionare? Funziona. Vediamo il voltaggio. E allora, voltaggio, fase neutro, 230 volt. Perciò, ragazzi, arriva in pieno, eh. Arriva a 230 volt in pieno, eccolo qui, LED accende. Ragazzi, perciò questa porcheria non funziona in corrente continua. E io che ci volevo far accendere e spegnere anche dei carichi in continua sfruttando le drilline, ragazzi. Perciò chi di voi ha questa idea, no, vada ad acquistare questo, perché questo, ragazzi, serve solo ed esclusivamente per la corrente alternata, ok? Tre fasi. Anche io, coglione, potevo anche capirlo. Ma ragazzi, è la prima volta che vado a utilizzare questo prodotto, o meglio, l'SSR, quello DC con 4 poli, ok? Quello sempliciotto, lo utilizzo già da tanto. Però questo, un po' più bello, come vedi. La prima volta che lo utilizzo, perciò niente, funzionare, funziona tutto on off. Potrei anche provare, non lo so, a fare altro, a collegare dei carichi più grossi, ma ragazzi, poco cambia, come vedi, eccolo qui. Questo, in poche parole, non è un contatto relè, cioè io ero convinto che sì, lo so che era stato solido. Sì, lo so che non ci sono parti in movimento, però ragazzi, io ero convinto che funzionasse come un comune relè, cioè sia in corrente alternata che in corrente continua, lui mi andava a permettere il passaggio della corrente, e così non è stato. Ma va bene, allora andiamo a staccarci la 220, ok, e proviamo nuovamente a fare la stessa identica cosa con la corrente continua. Allora, positivo, qua metto un carico in corrente continua che sia una strip LED, ok, interrompo il positivo dell'alimentazione e mi faccio il ponte. Prova provata per avere conferma che sia davvero così. Comunque, ragazzi, voi ditemi se avete esperienze con questi aggeggi. Ditemi se i test vi convincono, se anche voi. Eccolo qui. Allora, in corrente continua il LED accende, ok? La strip LED in alto accende, guarda, ma è molto molto leggero, eccola qui, leggerissima. Se io vado a spegnere,
dove siamo qui, se io vado a spegnere questa non succede nulla, cioè la strip LED mi resta sempre accesa, cioè si capisce, ragazzi, che non funziona per come dovrebbe funzionare. Perciò, tirato le somme, qui ragazzi ci potete andare a mettere tre fasi, ok? Tre fasi che dovrebbero essere distinte e separate uno dall'altro. Per esempio, due file, due stringhe di lampade, ok? A 220 o 3, o un motore, ok? E neutro a parte. Non credo si possa fare fase neutro, ma comunque, ragazzi, questo è ancora in via di sperimentazione. Più avanti farò qualche altra prova. Io, per non sbagliare, ne ho presi due, ok, eccoli qua, e più avanti vedremo, ragazzi, vedremo cosa riesco a combinare, perché questo in DC a bassa tensione per me è una manna dal cielo, ragazzi. Niente, ragazzi, per questo video un po' così è tutto. E questi li trovate sotto in descrizione, ok? Vi lascio sia link di Amazon che link di AliExpress. Costano circa uguale, forse su AliExpress qualcosina meno, però ovviamente ci sta di più ad arrivare. Niente, ragazzi, dal banco di Fox è tutto. Da Fox è tutto, ciao belli a tutti, al prossimo video.